tutti e bentornati sul canale. Oggi vi dedico anche un brindisi alla vostra salute, anzi alla salute di tutti, che ne abbiamo sempre un grande bisogno. Il vino è un elemento che identifica fortemente l'italianità e oggi lo voglio adoperare come espediente didattico per portarvi a conoscere una pianta che evidentemente con il vino ha a che fare, ma non si tratta della vite, cioè la vitis vinifera che produce l'uva e che diventa il vino. No, non è questa la ragione, c'è più una meccanica fonetica, etimologica che ci aiuterà. Intanto, perché la nostra nazione, il nostro paese, si chiama Italia? Ve lo dico io. Si chiama Italia per due suggestioni, una è molto antica. I greci ebbero a chiamare Italoi un'antica popolazione, che oggi sarebbe più o meno nella zona di Catanzaro, quindi in Calabria, i quali si chiamavano Vituli o Viteli, in quanto questo popolo adorava un vitello. Dunque Italia come terra dei viteli, Vitulus per estensione vitello. Già, ma poi a seguito di quelle storie mitologiche che portarono poi anche Enea sul nostro territorio, troveremo altre definizioni, ovvero terra della vite, terra della vite, Vitalia e dunque Italia. Scegliete la definizione che più vi aggrada. Ciò nonostante direi che il vino è rimasto fortemente agganciato alla nostra identità. Il vino poi i greci antichi lo avrebbero consumato con macerazioni di erbe, rendendolo particolarmente selvaggio, perché quel gusto selvaggio a loro era assai gradito. Dunque, oinos, in greco antico, che poi diventa eno, da cui la parola italiana enologo, oinos, vino, eno, enologo, e qua ci siamo. C'è però un'altra parola che mi serve, sempre dall'antico greco, per, mettendole insieme, far venir fuori una nuova parola, e quella nuova parola ci avvicinerà alla pianta in questione. Eccola la parola, è qui, l'ho trovata. Come non la vedete, è intorno a me, in questo momento. Osservate bene. La parola è l'equivalente, in italiano, di selvaggio, selvatico, ma diciamolo in greco. Fer. Fer, che adesso uniamo a vino. Oinoster. Latinizziamo. Enotera. Eno, vino. Fer, selvaggio. Ma perché? Perché proprio i greci ed altre popolazioni mediterranee raccoglievano le radici di una pianta che a questo punto avete facilmente intuito per aromatizzare il vino e renderlo aspro, maschile e selvaggio. Così nasce la parola enotera. È l'insieme di vino e di selvatico, di forte. E allora andiamo a vedere l'enotera, chiamata tra l'altro nel comune italiano Enagra. E quella di cui parlerò in questa clip è Enotera biennis. Bis, due, annus, anno. È dunque una pianta che fa qualcosa ogni due anni oppure fa due volte qualcosa nello stesso anno. Bienne. In questo caso una pianta che troveremo un anno sì e un anno no nello stesso terreno, dunque biennale, Enotera biennis, appartenente alla famiglia delle onagracee, una pianta medicinale con proprietà medicamentose eccezionali, riconosciute non soltanto dalla medicina popolare, ma anche dalla vera e propria farmacia, che si sviluppa proprio in tempi lontanissimi, quando il padre della medicina, che chiamiamo moderna, era appunto Ippocrate. Le proprietà medicamentose dell'Enotera biennis delle onagracee sono da ascriversi soprattutto in sostanze oleose e acide che risiedono nei semi
E infatti anche in commercio troveremo molti rimedi, molti preparati, che sono stati tratti proprio da questi preziosissimi e minuti semi dell'Enotera. Il ventaglio delle applicazioni terapeutiche è assai vasto e va da ciò che conoscevano i medici del lontano passato greco via via in ogni epoca, per passare attraverso quelle che sono le regole delle nonne, quindi una medicina popolare, domestica. Partiamo da queste ultime. Le nostre nonne hanno adoperato queste sostanze oleose, dei semi di enotera, per ricavare rimedi che servivano: 1. Elasticizzare la pelle, renderla pura e adatta alle intemperie, visto che queste persone del nostro passato svolgevano una serie di lavori anche fuori, nei campi, e si proteggevano la pelle in questo modo: olio di enotera. Non soltanto, infusi e decotti o macerati alcolici, ma raramente, per regolarizzare il mestruo, dunque irregolare, e per renderlo meno doloroso e quindi più sopportabile. Sappiamo però oggi che si tratta di una sostanza oleosa ricca di antiossidanti e antinfiammatori, e allora anche per la salute del maschio sono state indicate azioni terapeutiche funzionali per sfiammare la prostata nei casi in cui sia necessario. Dunque una pianta della pelle, del mondo femminile e mestruale, ma anche quello maschile per quanto riguarda la prostata e la necessità, come dicevo, di sfiammarla. Una pianta straordinaria, una pianta che i nostri antichi padri della medicina hanno sempre conosciuto come ottimo rimedio per prendersi cura dei nostri disturbi. Eppure, nel passato, la sua radice era quell'elemento della pianta che serviva ad aromatizzare i vini, e bevendo tali vini si aveva la sensazione di assumere qualcosa di virile, di selvaggio. Ricordate allora, hoinos ther, enotera, vino selvaggio. Ma noi adopereremo l'olio, gli oli dei semi. Mi raccomando, sempre informare il medico, e se ritenete di poter accedere a questa forma di sacra medicina, e allora anche l'enotera è un aiutante perfetto. Bene, questo piccolo excursus etnobotanico che vi ha accompagnato a conoscere un poco meglio le Enotera biennis del Leonagrace si conclude qui. E allora vi salutiamo, sia io che Leonardo alla camera. E vi diamo anche una raccomandazione: bevete tranquillamente il vino italiano, bianco o rosso, io preferisco il rosso, ma con moderazione. E soprattutto, mai mettersi alla guida dopo aver abusato di questa importantissima sostanza che appartiene alla nostra ricchezza agroalimentare, ma mi raccomando, sempre il cervello acceso. A presto e grazie della vostra attenzione.